Buonasera a tutti e sono contento di potervi rivedere, di poterci rivedere. È bello ricevere un applauso all'inizio, sapete perché? Perché se eventualmente quello che dico potrebbe non piacere, intanto l'applauso me lo sono preso. Quindi diciamo che il vostro applauso è un atto di fiducia in quello che eventualmente poi potrei dire. Quindi in un certo qual modo già c'è stato un segno di benevolenza da parte vostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno. So, lo diceva Ernesto, no? Il fatto di la sensazione di crearsi come una famiglia ed è bello. Perché non è che ci siamo incontrati perché ci faceva piacere incontrarci. Non è che siamo messi in mezzo alla strada, ah che bello, fa piacere, quindi incontriamoci. Ci siamo incontrati attorno alla parola del Signore. E quindi questa è la cosa bella. E quindi veramente riconosciamo che non è che ci siamo scelti, siamo stati scelti. Io e voi siamo stati scelti per poterci incontrare, per poterci conoscere e per poter anche crescere. Perché effettivamente dal 2005 al 2015 ad oggi sono 7 anni che comunque stiamo camminando un po' insieme. Ci stiamo facendo grandi. Qualcuno dice vecchi, no, noi non ci facciamo vecchi, ci facciamo grandi. Maturiamo sempre di più. E lo stiamo sperimentando veramente sia nei nostri incontri, ma voi regolarmente comunque lo sperimentate proprio nel fatto di riunirvi come comunità ecclesiale, quindi come parrocchia. Che veramente tante cose che forse pensavamo di aver acquisito, forse siamo ancora all'inizio. C'è un'esperienza di un santo, Sant'Ignazio d'Antiochia, forse qualche volta già ve l'ho citata questa frase, dove lui sta per morire martire e d'Antiochia arriva a Roma dove lì morirà martire ed è avanti negli anni, era un vescovo, probabilmente gli studiosi dicono forse aveva sui 90 anni. Dove lui dice questo, sta per morire martire, ora inizio a essere discepolo. E se ci pensate è bello questo, ora inizio ad essere discepolo, che non significa che tutto quello che ha fatto fino a quel momento non serviva a niente, ma lui la consapevolezza di poter dire ora inizio ad essere discepolo, proprio in base a quello che lui aveva capito, a quello che delle esperienze che aveva fatto, ripeto, era un vescovo. Così anche noi è bello poterlo dire ogni giorno. Inizio ad essere discepolo. Chiaramente questo significa che da un lato ci deve essere la consapevolezza che c'è un maestro, perché intanto c'è un discepolo perché c'è un maestro. Il bisogno quindi di sapere che se a livello umano noi da bambini andavamo a scuola perché c'era il maestro, perché dovevamo apprendere qualcosa, quindi lui insegnava qualcosa e noi apprendevamo qualcosa. Quindi anche qui la consapevolezza che lui insegna qualcosa e che noi abbiamo da apprendere. Purtroppo non poche volte penso che tutti ne facciamo poi esperienza, dice vabbè ma tante che devo andare ancora a fare in chiesa, o meglio alle catechesi. Il catechismo già l'ho fatto, perché il problema nostro è che noi identifichiamo il catechismo con le catechesi. Mi fa piacere che Ernesto ha sottolineato varie volte che vi ha inviato il percorso, perché noi facciamo un percorso, non un corso. Non è che stiamo facendo un corso. In questi anni noi abbiamo fatto un percorso. È un percorso che ci stiamo rendendo conto che si sviluppa sempre di più. Un corso che fa riferimento al cammino fatto, certamente, però che poi ci proietta verso qualcosa che sta davanti a noi. E anche questo è bello. Quindi è un percorso e non un corso che facciamo. E dicevo che purtroppo la gente confonde, no, questa realtà, il catechismo. Perché il catechismo è fine a se stesso. Faccio il catechismo per la prima comunione, faccio il catechismo per la cresima, faccio il catechismo per sposarci, quindi vuol dire che quando poi ho fatto la comunione ho finito. Poi ci vediamo per la cresima, ci vediamo per il matrimonio e se mi vogliono portare quando morirò mi portano in chiesa, altrimenti poi si arrangeranno il corpo, quello che vorranno fare faranno. Capite? Quindi non abbiamo più niente poi, se lo viviamo così, niente da apprendere, perché tutto ciò che era necessario sapere al catechismo, adesso non abbiamo più niente da sapere. No, la catechesi invece è altra cosa. La catechesi è proprio questa comprensione continua di questo mistero grande, che è il mistero di Dio. Ma non il mistero come lo potremmo intendere o capire o immaginare, Dio che è misterioso.
Vi ricordate, il Catechismo ci insegnavano: Dio che è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E poi la domanda: che significa perfettissimo? Che significa signore e creatore? Cioè, noi non è che vogliamo indagare l'essenza di Dio nella sua nozione filosofica, perché questo potrebbe interessarci, ma potrebbe interessarci relativamente. Quello che a noi interessa, quando prendiamo in mano questo testo che si chiama Bibbia, lo prendiamo in mano perché di Dio vogliamo conoscere tutto ciò che riguarda il suo pensiero nei nostri confronti come pensiero d'amore. San Paolo, quando parla di Dio come mistero, dice che questo, il mistero in Dio, è il fatto che noi siamo amati da Lui. Questa è una consapevolezza grande che noi dovremmo sempre più assumere. Perché guardate, molte volte noi proprio il concetto di amore lo possiamo dare per scontato, come tantissimi altri concetti li possiamo dare per scontati. Il concetto di amore, il concetto di bene, il concetto di pace, il concetto di famiglia. E li diamo per scontati fino al punto di non rendercene più conto. Perché effettivamente, la guerra che c'è tra la Russia e l'Ucraina a noi ci tocca, ma fateci caso, ci tocca relativamente. Perché noi comunque, quando la notizia l'ascoltiamo in televisione, all'ora di pranzo, durante il telegiornale, io penso, succede a me, non lo so se anche a voi, noi continuiamo a mangiare. Se succedesse a Casandrino o ad Aversa, noi forse non staremmo a tavola a mangiare. È perché abbiamo visto l'altro giorno di nuovo, no? Questa esplosione di bombe che di nuovo aggrappolo. Allora capite, se suona la sirena, noi grazie a Dio, poco più giovani, la sirena non l'abbiamo sentita, ma chi è più grande si ricorda che ai tempi c'era... Vabbè, per altri motivi forse, va bene. Quindi voglio dire, noi la sirena non la sentiamo, ma se sentissimo la sirena, qualsiasi cosa lì sta sulla tavola dovremmo scappare, dovremmo andare in un rifugio. Allora voglio dire che certi termini, per quanto belli e importanti e necessari, come Dio, amore, chiesa, fraternità, affetto, bene, sono dei termini che si chiamano universali, che dicono tutto e non dicono niente. Non dicono niente perché troppa familiarità con questi termini ci ha portato a dimenticare ciò che questo termine, o meglio presenza, realtà, vorrebbe comunicarci e comunicarsi. Così quando parliamo di Dio, noi quando parliamo di Dio immaginiamo sempre questo Signore che sta lì su questo trono, seduto nella sua onnipotenza, che può tutto. Veramente può tutto. E noi ce lo immaginiamo così. E nel momento in cui Lui può tutto e quel tutto che può non lo fa, secondo la mia categoria, allora forse non è tanto onnipotente. Oppure l'altra considerazione, vabbè, se ne sta Lui nel suo cielo e noi stiamo qua giù su questa valle, in questa valle di lacrime, e c'è una distanza. E capite, un Dio così, noi non sappiamo cosa farcene di un Dio così. Però stranamente questo Dio è quello che la nostra fantasia, la nostra mente immagina. Dice, ma allora come facciamo a conoscere Dio? Solo uno l'ha visto, è stato a contatto con Lui. E poi da lì è venuto qua e ce l'ha detto, ed è Gesù Cristo, suo figlio. Il Dio che noi conosciamo e che siamo chiamati a conoscere è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo. San Paolo, questa è una definizione di San Paolo. Quindi se è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, vuol dire già prima di tutto che è un padre. Ora è vero che qui mi rendo conto che anche parlare di paternità non è semplice, non è facile, perché non tutti hanno avuto un'esperienza positiva con il padre. Ascoltiamo anche qui in televisione che non sempre in famiglia il padre riesce ad essere un padre. Ricordiamo fino a pochi anni fa c'era quell'espressione padre padrone. Allora se io dico che Dio è padre e nella mia mente c'è padre padrone, capite? Allora ricadono nel ruolo di prima. Quindi questo Dio che allora pure lui è un padre padrone. Quindi soggetto anche lui alle sue fissazioni, soggetto anche lui al suo spirito, ai suoi umori e come si trova. E quindi neanche quello può essere. Allora, dice San Giovanni che il figlio, Gesù Cristo, che è da sempre nel seno del Padre, venendo in mezzo a noi, ce l'ha rivelato, ce l'ha fatto conoscere.
Allora, amici miei, noi con Dio dobbiamo avere, iniziare ad avere un rapporto personale. Perché se con Dio io non ho un rapporto personale, Dio è una di quelle tante divinità che popolano il mondo. E nel mondo di divinità ce ne sono tantissime. E a questo punto capite bene, se ci sono tante divinità, una ne vale l'altra. Ricordatevi un mondo, nel mondo pagano, no? C'era allora il dio del sole, il dio del vento, il dio della caccia, il dio della guerra. Quindi in base all'occasione tu vai lì e vai a pregare quella divinità particolare. Allora hai bisogno della pioggia, vai a pregare il dio per la pioggia. E quello tuoi, se ti ascolta, gli manda la pioggia. C'è la caccia, e vai a pregare il dio della caccia, e se ti ascolta la dio della caccia, poi ti fa, casomai ti fa cacciare bene. E noi con Dio, in un certo qual modo, fateci caso, abbiamo questo rapporto. Abbiamo quasi un rapporto commerciale con Dio. Signora, ti chiedo, fammi sta grazia, così poi ti dico tre preghiere. Capite come sarebbe comodo, sarebbe bello, no? Dico tre preghiere e poi il Signore mi dà quello che gli sto chiedendo. Pure qualche sacrificio sono disposto a farlo, va bene, in Quaresima non mangio la carne, oppure mi privo di questa cosa, però alla fine della Quaresima, Signore, dammi questa cosa che ti chiedo. Non vi sembra che stiamo in un supermercato? Stiamo lì col carrello e mettiamo nel carrello quello che ci serve a costa anche di qualche sacrificio. Non è del resto quello che facciamo. Quando vogliamo andare in vacanza e mettere da parte un po' di soldini, non facciamo dei sacrifici durante l'anno perché alla fine possiamo andare in vacanza. E quindi vedete, c'è qualcosa che mi motiva nel fare qualcosa. E nei confronti di Dio, che cosa ci motiva? Nel credere in Lui, che cosa mi spinge per credere in Lui? Per andare in paradiso? Per non andare in inferno, per avere la salute, per stare bene. Penso che nella nostra esperienza di confessori, generalmente, molte volte, no, soprattutto le mamme, dice, padre, tipo, niente chiedi di particolare, che mio figlio stia bene, possa trovare un posto. E poi, per essere, dice, e poi chiede, no, ma però per tutti quanti. Prima parte, no, per mio figlio, e poi dice, no, per tutti quanti, anche poi per gli altri, quelli che hanno bisogno. Già questa è una cosa importante, che poi il pensiero si allarga anche agli altri. Però capite? Ora sarebbe interessante se noi chiedessimo a Gesù Cristo, Signore Gesù, tu perché sei venuto sulla terra? Per farci star bene in salute? O per farmi star bene a prescindere dalla salute? Perché se noi pensiamo che se sto in salute, sto bene, io penso che nessuno di tutti quanti facciamo esperienza che non basta questo per star bene. Quante persone stanno bene in salute, ma manca qualcosa? Manca qualcosa. Quante persone che stanno bene anche economicamente, ma manca qualcosa? L'essere umano, l'esperienza la facciamo. Proprio per il fatto di essere umani non siamo fatti per le cose, anche se ci illudiamo che le cose possano dare un senso alla nostra vita. Però proviamo un po' a pensare a tutte le cose che fino a questo momento hanno fatto parte della nostra vita. Quante ne abbiamo cambiate? Quante anche le abbiamo gettate? Eppure fateci caso, provate a pensare, nel momento quando le desideravamo, no, quelle cose sembravano essenziali per la nostra vita, fondamentali. Non potevamo fare a meno di quelle cose. Se non siamo fatti per le cose, vuol dire che siamo fatti per qualcuno. E qualcuno può riempire la nostra vita. Un essere umano può riempire la propria vita. La vita di un altro essere umano. Quando ci si sposa, ci si innamora, no? Il fidanzato dice, ho trovato ciò che completa la mia vita. E purtroppo neanche questo è vero. Perché altrimenti non si spiegherebbe perché poi c'è una separazione. L'uomo, non lo dico io, lo dice la filosofia. L'uomo è fatto per l'assoluto. E l'assoluto non può essere né un essere umano né una cosa. Perché per definizione assoluto è ciò che è sciolto da qualsiasi vincolo. E né le cose
negli esseri umani sono sciolti dai vincoli. Noi non siamo sciolti da nessun vincolo. Lo saremo, sapete quando? Quando moriremo. Allora lì saremo sciolti dai vincoli. Solo uno è assoluto, non è legato a nessun vincolo, ed è Dio. Allora, se l'uomo è fatto per l'assoluto, vuol dire che è fatto per Dio. Questa che sembra una definizione richiederebbe che cosa? Che a un certo punto, io adesso, dopo che l'ho detto, dovrei fermarmi e invitarvi a fermarci. Per vedere se effettivamente è così o non è così. Però è quello che ci vogliamo augurare di poterlo fare in questo percorso, in questo cammino. Che chiaramente, come tutte le cose, non è che possiamo anche essere tutti d'accordo con quello che ho detto. Non è che automaticamente è come una causa effetto, quindi adesso l'ho detto, mi sono fatto per Dio, va bene, quindi automaticamente la mia vita adesso cambia. Tutte le realtà alle quali il Signore ci presenta e ci offre e ci propone richiedono poi tutta la vita per diventare proprie. Quando noi nei testi della Sacra Scrittura ascoltiamo le cosiddette immagini di vocazione o le scene di vocazioni, lasciarono tutto e lo seguirono, Maria che dice suo sì, eccomi, sono la serva del Signore, Paolo che automaticamente da persecutore poi si converte. Noi pensiamo che queste scene qui, le scene di vocazione, siano scene immediate. E quindi Gesù chiama Saulo, Saulo perché mi persegui? Chi sei, Signore? Colui che tu persegui. Saulo si alza e automaticamente diventa Paolo, San Paolo. Non è così. C'è tutta la storia di Paolo, c'è tutta la storia anche di Maria, c'è tutta la storia di Pietro, Giacomo, Giovanni e c'è tutta la nostra storia, cari amici. Quindi qualche volta noi restiamo meravigliati, diciamo, ma perché la mia vita non cambia? Ma tutto non è vero che la nostra vita non cambia, la nostra vita cambia. Ma forse non cambia in quella modalità che noi vorremmo. Perché noi come tutti, noi diciamo che i giovani, ma noi non siamo diversi da loro, noi vorremmo che le cose cambiassero tutte subito, subito. Le cose non cambiano subito. Le cose richiedono un processo per cambiare. Allora forse vuol dire che noi dobbiamo avviare dei processi nella nostra vita, perché anche questo, vedete, forse è la cosa più difficile. La cosa più difficile è iniziare a cambiare, a voler cambiare. E noi per cambiare pensiamo sempre che da questo Dio che abbiamo detto onnipotente di poter ricevere un segno forte che dica la sua presenza e dica il nostro cambiamento. Chi ha partecipato alla messa ieri si ricorda che nel Vangelo Gesù dice: questa generazione è una generazione, attenzione alle parole, le usa Gesù, non sono parole mie, quindi stanno nel Vangelo, le possiamo rintracciare. Questa generazione è una generazione perversa. L'altro giorno Papa Francesco nella messa di canonizzazione ha usato un'espressione, ha parlato di schifezza. Qualcuno si è scandalizzato perché il Papa, prima volta che un pontefice abbia usato la parola schifezza. Forse dovrebbero leggere un poco pure i Vangeli per alcune espressioni che usa Gesù. Gesù dice che questa generazione è una generazione perversa e spiega anche dove sta la perversità di quella generazione. Perché chiedono un segno e dice, ma questa generazione perversa che chiede un segno non le sarà dato nessun segno, se non quello di Giona il profeta. Che cosa vuol dire Gesù con questa espressione particolare? Che la gente di ieri come di oggi, quindi come noi, siamo sempre alla ricerca di segni. Allora, se io ho questo segno, allora cambio. Devo fare questa scelta o quest'altra scelta. Allora ho bisogno di un segno per capire quale delle due scelte devo fare. Però il segno che noi vogliamo, fateci caso, è un segno che deve confermare quello che voglio io.
voglio farvi ridere un attimo. Non so chi di voi ha visto il film di Salemme, Una festa esagerata. A un certo punto, però, pure se non ha visto il film, può subito capire. C'è la moglie di Salemme che va vicino a Maria e dice: tiene due vestiti in mano, tiene uno nero e un altro verde, non mi ricordo il colore. Sta col vestito nero così, dice: quale dei due mi devo mettere, questo nero o questo verde? E il marito dice così: metti quello verde. E lui, lei ripete: questo nero o questo verde? E dice: questo verde, perché il verde ti sta meglio. Ah, fa lei: non ne capite, questo nero. Allora, certo, dice lui: se tu già hai deciso che vuoi mettere il vestito nero, perché chiedi se mi voglio mettere quello? E noi siamo fatti così. Oppure, quando un nostro figlio, no, va da papà o da mamma, dice: voglio chiedere, posso chiedere una cosa? Dice: posso avere sta cosa? No, ya la voglio. Allora, che c'è a fare? Posso avere. Dice: direttamente la voglio. Capite come siamo bravi? Vogliamo il segno, però il segno che deve confermare quello che voglio io. Ma il segno chiede di essere interpretato. E se tu chiedi un segno, allora apri gli occhi e vedere se il segno c'è o non c'è attorno a te. E per noi i segni, sapete quali sono? I segni sono che se sto senza una gamba, vado a pregare Dio, e allora il segno qual è? Che mi nasce di nuovo la gamba. E noi gridiamo al miracolo. Ma questo è un prodigio. È un papà che lavora dalla mattina fino alla sera, questo non è un miracolo. Una mamma che porta avanti una famiglia, questo non è un miracolo, non è un segno. Questo non ci dice nulla. No, non ci dice nulla, purtroppo. Ecco perché non abbiamo più la gratitudine, non sappiamo più apprezzare la vita. E siccome Dio è in queste cose, Dio è nel papà che sta lavorando dalla mattina fino alla sera, Dio è nella mamma che manda avanti la famiglia, lì è Dio. Non è nella gamba che esce poi da fuori. Perché se vi ricordate nei Vangeli, quando Gesù risuscita Lazzaro, un morto che risuscita, è un segno questo. E se vi ricordate, quando risuscita Lazzaro, gli scribi e farisei dicono: è meglio questo Gesù, lo facciamo fuori. Quindi neanche davanti alla risurrezione credono. Quindi non è un miracolo o i miracoli che mi fanno credere. Perché capite, fare delle cose straordinarie, per il concetto stesso che è una cosa straordinaria, tu la fai una sola volta, perché è straordinaria. Però stare dietro a una cosa ordinaria, lì è la sfida. E Dio, per quanto strano possa sembrare, Dio è ordinario, non è straordinario. E se Dio è ordinario, vuol dire che è un Dio affascinante. Perché se è ordinario e affascinante, tu davanti a questo Dio che è ordinario ti puoi avvicinare senza paura. Non è un Dio che prende le distanze. Molte volte si dice, no, Don Ernesto è uno di noi. Ma ricordate qual è il nome di Dio che viene dato nel Vangelo? Sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Noi dovremmo un poco guardarci intorno per vedere questa vicinanza di Dio con noi. Eppure già nell'Antico Testamento si dice: quale nazione ha la divinità vicino a sé come la nostra, se può invocare Dio e Dio gli risponde?
Quale nazione ha la divinità così vicino a sé come la nostra? Diceva Papa Benedetto, noi stranamente viviamo in un contesto dove si vive una strana dimenticanza di Dio, come se Dio non ci fosse. Perché siccome le cose vanno avanti, e quindi sembra veramente che effettivamente se le cose comunque vanno avanti, di Dio allora a questo punto le possiamo fare anche a meno. Ora, diceva Aristotele che Dio è il motore immobile. La divinità è il motore immobile. Cioè, voglio dire che cosa? Che comunque il mondo va avanti. La presenza di Dio non mette un cambiamento nel mondo. La presenza di Dio mette un cambiamento in colui che crede. È chi crede che cambia il mondo. Ma non perché adesso, siccome io credo o insieme noi crediamo, adesso il mondo cambia. Perché cambia, chi crede, il proprio modo di rapportarsi col mondo. E se oggi c'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di credenti. Poi la prossima volta toccheremo questo argomento qui. Noi dobbiamo operare necessariamente una distinzione tra il religioso e il credente, perché oggi ci sono troppi religiosi, oggi c'è bisogno di credenti, non di religiosi, perché il religioso è colui che fa delle pratiche che possono essere anche sacre, la messa, il rosario, la preghiera, la novena, le sette parole di Gesù sulla croce, questo fa il religioso. E provate a vedere le persone religiose come sono puntuali e precise a fare quelle devozioni che si fanno a quell'ora particolare. E guai se a quell'ora particolare il religioso non fa quella preghiera. Non sta bene. Però al di fuori di quella preghiera, di quella novena, chiedetevi un atto di carità, vi manda a quel paese. Però, fate la che devozione c'è particolare, la dolorata, tenete? Tutto, bene. Cioè il religioso è colui che pensa che solo perché osserva esteriormente una pratica sta rendendo culto a Dio, onore a Dio. No, perché il Signore dice, non è questo l'onore che io voglio. Qualche domenica fa, non ricordo, penso 3-4 però, a un certo punto nella prima lettura c'era questa espressione qui, dice voi aspettate che finisca il sabato, che è presente per gli ebrei il sabato e la domenica nostra, quindi era il giorno di riposo, dice voi aspettate che finisca il sabato per poter usare di nuovo le bilance false e così con due denari vi vendete dei sandali così come vendete lo schiavo. È terribile se ci pensate, cioè voi aspettate che finisca il sabato, dove il sabato dovete rispettare la legge, finite il sabato, la domenica o il giorno feriale, usiamo a bilancia falsa, tanto non fa niente, il sabato non la possiamo usare a bilancia falsa. Allora domenica vado a messa, tutto in bello, con le mani giunte, faccio il santo, faccio la comunione, tutto così, poi lunedì però vado a rubare, bestemmio e tutte le altre cose. Però la domenica la messa ci vado. E il Signore dice questo al popolo. Ma chi vi chiede questo da voi? Chi vi chiede di presentarvi davanti a me con le mani grondando sangue? Allora dicevo, dovremmo passare dall'essere religiosi all'essere credenti. Il credente sapete chi è? Il credente è colui che ama. Chi ama crede. Crede in che cosa? Voglio pure mettere la parentesi, crede in Dio. Crede in qualcosa di bello.
chi ama crede in qualcosa di grande. E per questa cosa bella e grande che lui crede, che è disposto a tutto. Dirà Sant'Agostino, ama e fa quel che vuoi. In quest'ottica qui capite. Il credente poi riconosce Dio, il Padre di nostro Signore Gesù Cristo. E da questo Padre si sente accompagnato, si sente sostenuto, si sente guidato, si sente benedetto. Non si sente che ha una via preferenziale, non si sente che ha delle scorciatoie, ma si sente accompagnato, sostenuto, guidato, spronato, amato. Allora capite, diceva Don Ernesto quel titolo, no? Siamo servi inutili, di quella parola inutile, capite che allora è vero che il nostro credere in Dio è la cosa più inutile che ci possa essere, perché non produce nulla. Siccome la nostra mentalità è sempre questa, no? Di produrre qualcosa, dice vabbè facciamo questa cosa, che cosa me ne viene però? In tutte le cose, fateci caso, dice vuoi venire? Eh sì, ma che me ne viene a me se vengo? Guadagno qualcosa, c'esce qualcosa pure per me. Con Dio, come in amore, guai chi pensasse che l'amore sia un guadagno, eppure a questo l'abbiamo ridotto. Sapete come si chiama quando uno dall'amore aspetta qualcosa? Si chiama prostituzione. Tant'è vero, chi si prostituisce va lì, paga e pensa di ricevere amore. L'amore è inutile in quest'ottica qui, chiaramente. Inutile. Cioè che non produce qualcosa di utile che ti metti in tasca. E siamo disposti veramente a giocarci in questo. Siamo disposti a passare in quella realtà. Don Ernesto diceva questa espressione bella, non servi inutili. Io non voglio correggerlo, per carità, me ne guarderei bene, però è un'espressione terribile. Terribile proprio per chi questa realtà l'ha incarnata, Gesù Cristo. Sì, perché vedete, io sto parlando a voi, no, però effettivamente sono delle parole quelle che vi sto dicendo. Adesso quando esco fuori vado a casa mia così che ne sapete effettivamente di me. Quello che invece di Gesù Cristo lui ci ha proposto e lui l'ha fatto. Ecco perché noi non è che seguiamo un prete, seguiamo il parroco, il sacerdote cerca di essere eco di una parola, ma mai a pensare che il sacerdote o il prete siano la figura della realizzazione piena. E vi dicevo, quindi abbiamo questa certezza che non sono parole perché ho qualcosa di impossibile, perché lui, nel momento in cui le ha trasmesse, le ha consegnate, le ha vissute. E quando nel Vangelo Luca 17, al capitolo 17, versetto 10, usa quell'espressione, siamo servi inutili, perché dice così, no? Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto, preparami da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi, servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine per quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato di fare, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quando dovevamo fare. Cioè capite, dice qui Gesù, dice, se voi avete dei servi e il servo sa fare il suo mestiere, sta servendo, sta nei campi, torna dal campo perché ha finito la giornata di lavoro nei campi, non è che siccome ha fatto la sua giornata nei campi torna e il padrone si sente obbligato nei suoi confronti, non è che il padrone si sente obbligato nel fargli un gesto di gentilezza, di vabbè amore hai lavorato, siediti, riposati, mangia, siediti a fianco a me, mangia con me. No, dice Gesù, il padrone non è obbligato nei confronti del servo, è servo quando ha finito di faticare in campagna e torna a casa deve pure servire al padrone. Poi dopo mangerà e berrà lui se avrà la forza di farlo.
E nonostante tutto questo dovrà anche dire: non ho fatto niente di straordinario, ho fatto quello che dovevo fare in quanto servo inutile. Gesù questo l'ha fatto. Vi ricordate quella scena che ci presenta Giovanni al capitolo 13, che la vediamo ogni giovedì santo, la lavanda dei piedi? E dirà: se io il Signore, mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene perché lo sono, ma se io il Signore ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi prego, Gesù dice: se io il Signore ho lavato i piedi a voi, il Signore ho lavato i piedi a voi. Nel testo greco la parola Signore traduce la parola greca Kyrios, che in queste domeniche, in questi giorni, durante le messe ascoltiamo all'atto penitenziale, intervenendo in greco, Kyrie eleison. Il Kyrie in greco era l'imperatore, il dominatore, il Signore. Non il Signore l'appellativo che c'è, cioè per il nostro Signore Gesù Cristo, intendendo una cosa così, è l'appellativo del dominatore. E se io, il Signore, il dominatore, l'imperatore, colui che conta, lavo i piedi a voi, a noi ci danno fastidio quando vicino ai semafori i marocchini ci lavano i vetri dell'auto. Dio va oltre. Non lava neanche il vetro, lava i piedi. Se l'extracomunitario è un lavavetri, Dio è un lavapiedi. E noi? E noi pagava così. Noi seguiamo questo che lava i piedi, capite? Però intanto, mo parlo per me, ma avete visto che a volte con il grembiule e con il secchio in mano per lavare i piedi a qualcuno di voi? Purtroppo non l'ho fatto ancora. Vedete come sono lontano. Eppure dico di essere suo discepolo. E non ho ancora imparato a piegarmi davanti a qualcuno a lavargli i piedi. Però tengo la crocetta che porto al collo, metto gli abiti liturgici belli, faccio le belle omelie, scusate la presunzione, però non ho ancora lavato i piedi. Per dire che cosa? Per dire che è questo lo stile. Noi qui siamo una chiesa. Siamo chiesa non perché stiamo in chiesa. Stiamo in chiesa perché ci riconosciamo attorno a Lui, perché Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Siamo chiesa perché siamo battezzati. Siamo chiesa perché lo riconosciamo, cioè come maestro. E lo stile nostro deve essere questo stile qui. Chiaramente non ci è chiesto forse di lavare i piedi materialmente, forse qualche volta ci potrebbe essere anche chiesto quello, qualche volta forse. Ma è uno stile che è chiesto al discepolo. Allora, lo stile qual è? Proprio di questo qua, Luca 17,10, di un servo che è inutile. Questo è il percorso che cercheremo di poter fare, se avrete la pazienza di... se avremo la pazienza di poter camminare insieme, di poterci aiutare e sostenere insieme. Di poterci anche servire insieme, perché lì nel Vangelo Gesù dice, se vi ricordate, lavatevi i piedi gli uni gli altri, perché capite, se io devo lavare i piedi a un estraneo potrebbe essere anche facile, l'estraneo chi lo vede più, ma se io ce l'avevo i piedi a Don Ernesto, che comunque Don Ernesto lo vedo sempre, lo vedo spesso, conosco i limiti di Don Ernesto, e siccome Don Ernesto cammina avanti e indietro, no, allora sapete, i piedi possono essere pure cioè siamo concreti, perché altrimenti facciamo la favoletta. I piedi sono la parte meno nobile, quelli che toccano la terra. Ai tempi di Gesù non c'erano le scarpe,
ed era previsto, no, che quando si arrivava a casa l'ospite, il padrone di casa gli lavava i piedi all'ospite come gesto di accoglienza. Pensate che nella regola benedettina si legge che San Benedetto dice che quando arriva l'ospite in un monastero, i monaci devono accogliere l'ospite come se accogliessero Cristo. Termino con questo episodio qui, così ritorno non a farvi sorridere, ma a farvi riflettere. Si racconta che in un monastero i monaci tra di loro non andavano d'accordo. E poi vado a pensare, in un monastero i monaci non vanno d'accordo, è un inferno. Se in una famiglia i fratelli tra di loro non vanno d'accordo, è la disperazione per i genitori. E quindi si vivrebbe un inferno in quella casa. E quindi in questo monastero i monaci non vanno d'accordo. L'abate, il superiore, il capo del monastero, non sa come fare. Ha provato tutte le possibili soluzioni, non riesce a trovare un modo per far andare d'accordo i confratelli. L'abate chiama un altro abate di un altro monastero che ha fame di santità. Dice, quell'abate lì è così santo, lo chiama e lo invita nel suo monastero per cercare di far mettere comunione tra i monaci lì. Gli spiega la situazione e l'abate dice così ai monaci. Dice, cari fratelli, ho saputo che in questi giorni verrà Gesù Cristo stesso da voi come ospite, però non si farà conoscere come Gesù Cristo, verrà come un pellegrino e anzi si nasconderà in uno di voi. I monaci, vivendo i giorni a seguire, allora iniziano a dire, ma vuoi dire che Gesù Cristo si è nascosto in quel confratello? Vuoi dire che si è nascosto in quell'altro? Dice, ma è meglio che lo tratto bene, perché potessi che sta Gesù lì. Capite? Il pensiero che in uno dei confratelli, casomai Gesù si poteva nascondere, in quel monastero iniziò a regnare la concordia e la pace. Non c'è bisogno che venga un altro abate a dirci come possa regnare la pace. C'è bisogno forse che iniziamo ad aprire un poco gli occhi, ad aprire gli occhi su noi stessi e quindi iniziare un po' a riconoscere, non a conoscere, perché noi conosciamo le cose. Abbiamo bisogno di riconoscere ciò che forse da sempre è presente in mezzo a noi e anche dentro di noi.